Salve a tutti, è una giornata molto importante quella che si organizza oggi dall'Agenzia delle Entrate. Noi come Ente Nazionale Sordi abbiamo dato la nostra collaborazione, abbiamo assicurato la presenza di un interprete a tutte le varie tappe e la presenza di interprete anche al convegno che è stato organizzato ieri presso l'Agenzia delle Entrate. E il servizio di interpretariato è importantissimo perché ovviamente garantisce la traduzione in LIS di quelle che sono le comunicazioni tra i cittadini, e questo significa ovviamente abbattere le barriere della comunicazione che spesso creano un disagio forte alle persone disabili come le persone sorde. Spero che questa iniziativa venga allargata anche a tutte le regioni e invito quindi i consigli regionali dell'Ente Nazionale Sordi a fornire tutto il supporto necessario all'Agenzia delle Entrate affinché le barriere della comunicazione vengano definitivamente abbattute. Grazie. Oggi è la manifestazione a cui l'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale della Calabria dedicano due giorni importanti per i cittadini, per farli sentire ancora più vicini al fisco. La manifestazione è quella del Fisco mette le ruote, siamo qui al camper dell'agenzia in piazza Prefettura, come viene chiamata qui a Catanzaro. Il tempo non è dei migliori, ma diciamo l'affluenza dei cittadini oggi è stata soddisfacente. È una iniziativa che a livello nazionale ormai è affermata da diversi anni e vuole ancora di più rinsaldare sotto l'aspetto dei servizi la vicinanza dell'agenzia e quindi del fisco alla cittadinanza, in questo caso del capoluogo di regione di Catanzaro. Abbiamo un camper che sostanzialmente è un ufficio mobile, è un ufficio a tutti gli effetti dove si possono registrare i contratti, si possono richiedere codici fiscali, partite IVA, si possono fare anche richiedere dati catastali o addirittura valori immobiliari, visto che ormai l'ufficio provinciale del territorio fa parte delle direzioni provinciali. Ma quest'anno abbiamo due grandi novità di cui siamo particolarmente fieri ed orgogliosi, di una in particolare, è quella di avere con noi l'Ente Nazionale Sordi, che attraverso un interprete del linguaggio italiano dei segni può aiutare anche i cittadini che hanno queste difficoltà uditive a superare questi ostacoli.